l'Unione Lucana del Lago Negrese. La terra trema anche da noi. Pedofilia a livello, sotto accusa il parroco di San Costantino. Marcia della legalità all'Aurea. Il trekking a C5 vince il campionato. Salve a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Trekking News, il notiziario quindicinale interamente realizzato dal Forum dei Giovani di Trekking per creare uno spazio di approfondimento sulle notizie che interessano la Valle del Noce. Apriamo con una notizia avvenuta poche ore prima di queste riprese. Nella mattina di lunedì è avvenuta una rapina presso la filiale del nostro paese della Banca Popolare di Bari, di Trecchina. A quanto sappiamo ora, i malviventi hanno agito in tarda mattinata e sono riusciti a sottrarre i valori presenti all'interno dell'istituto. Riporteremo in allegato al video, al momento della pubblicazione, gli altri dettagli che riusciremo a recuperare sulla vicenda. Ed ora andiamo alle altre notizie. Giovedì scorso i sindaci di Laurina, Lago Vigno, Latronico, Maratea, Nemoli, Rivello, Trecchina, Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore hanno firmato l'atto costitutivo che sancisce la nascita dell'Unione Lucana del Lago Negrese, un soggetto amministrativo nuovo fondato allo scopo di esercitare congiuntamente i servizi e le funzioni conferite dai comuni aderenti, ma anche allo scopo di promuovere lo sviluppo delle comunità locali che la compongono. L'approvazione da parte del nostro comune è avvenuto il 30 aprile nell'ambito dei lavori del Consiglio Comunale, seguito come al solito in diretta streaming da noi ragazzi del forum e che potete rivedere cercandolo tra i contenuti di questo nostro canale YouTube. Non solo il Nepal, non solo nel Polino, la terra trema anche da noi, ma per fortuna in modo molto più lieve. Mentre i TG di tutto il mondo davano notizie terribili sul disastroso terremoto in Asia, anche le nostre zone sono state interessate da un fenomeno sismico, il 27 aprile, con una scossa di magnitudo 2.4, il cui epicentro è stato localizzato nel golfo di Policastro ad una profondità di 9,2 km. Il movimento tellurico è stato percepito chiaramente anche nei comuni della valle. Un'altra scossa della medesima intensità si era avuta il giorno prima, sempre nella stessa zona. Fortunatamente per noi non si sono registrati danni a persone o cose. Scossa è sicuramente anche la comunità di Vellese per il brutto fatto di cronaca che la interessa. Nelle scorse settimane le forze dell'ordine hanno posto agli arresti domiciliari Don Antonio Calderaro, parroco di San Costantino di Rivello, con l'accusa di pedofilia. Il prelato si trova coinvolto in un presunto giro di pedofilia, scoperto dai carabinieri della compagnia di Policoro a Nova Siri. Per ora sono 3 gli uomini agli arresti domiciliari. All'Aurea, in occasione del 70° anniversario della liberazione italiana, si è tenuta la marcia delle culture per la pace, la legalità, la democrazia e la libertà. Pace e legalità, un binomio per la vita. Questo è il nome dell'evento, organizzato da varie associazioni locali e al quale hanno partecipato anche altri 10 comuni della zona del Lago Negrese: Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore, Episcopia, Latronico, Nemoli, Maratea, Rivello e Trecchina. Anche i ragazzi del forum erano presenti a questo bel momento di incontro e ricordo delle nostre comunità, che hanno vissuto in prima persona gli eventi del 25 aprile e che vogliono, ripartendo dai giovani, dare un chiaro segnale di presenza alle nostre realtà locali. Alla marcia, iniziata nella Piazza del Popolo con la deposizione della corona al Monumento dei Caduti, hanno preso parte 45 ragazzi di diverse nazionalità del mondo, membri del Parlamento Multietnico della Legalità. E chiudiamo come di consueto con lo sport, con la notizia della vittoria del campionato di calcio a 5 da parte dei ragazzi del Trecchina e la promozione in Serie C. Noi abbiamo seguito i ragazzi anche in quest'ultimo momento e cogliamo ancora una volta l'occasione per fare a loro, al mister Vigicondi e alla dirigenza, i migliori auguri per questo grande traguardo raggiunto. Vi aspettiamo alla prossima stagione, noi come sempre ci saremo. Bene, anche per oggi è tutto. Noi vi ringraziamo come sempre dell'attenzione e vi aspettiamo alla prossima puntata tra 15 giorni. Un saluto da Sara Cozzi e Niccolò Carlomagno.